parliamo di bomboniere, cosa vi viene in mente? Pensieri. Guarda, noi abbiamo cercato qualcosa che rimanga ai parenti e agli amici, un ricordo di noi. Che cosa appunto vorresti per la tua bomboniera, per le tue bomboniere da lasciare? Che sia utile, che resti come ricordo, che non venga messo in un cassetto e lasciato lì, ecco. Qualcosa che non sia la statuina, che poi solitamente un soprammobile che sta lì e non piace quasi mai a nessuno. Che cosa avete scelto? Beh, cosa abbiamo scelto? Ancora nulla, perché stiamo appunto cercando. È l'idea di un qualcosa di utile. Qualcosa magari che si possa riutilizzare in casa o come oggettistica, insomma. Abbiamo guardato anche cose utili, però lo schiaccianoci, il sale e pepe, le persone lo hanno già a casa, quindi ci sembrava di dargli un qualcosa di inutile che poi magari lo gestinassero subito il giorno dopo le nozze, piuttosto magari un soprammobile carino, ecco. Insomma, speriamo di trovarle a un buon prezzo e carine, non quelle che si buttano solitamente, insomma. Molti pensieri, perché non è facile scegliere le bomboniere, perché ci devi passare ore e ore, notti senza dormire per pensare il giusto regalo da fare. Voi sceglierete appunto magari un confetto diverso da quello che di solito... Sì, credo, ho visto i frutti, c'è già un gusto particolare che mi piace. Colore, diciamo, sempre nel bianco oppure sì, bianco? Sì, so che il gusto cambia, magari con il cioccolato al cocco, con la fragola. Qualcosa di più nuovo, effettivamente, stavo vedendo vari gusti adesso, ho messo in giro nuovi tipi di... anche se il classico è quello che va sempre bene, quindi è la mandorla. Ho assaggiato qualcosa di diverso, però la mandorla è il classico, piace sempre, piace a tutti, e preferisco quello. E per i confetti restiamo sulla mandorla o cambiamo? No, cioccolato.